E inizia questa entusiasmante, è quello che speriamo, partita tra i due giocatori. Vediamo in basso a sinistra il nostro caro Phoenix Zero, il giocatore degli MG Esport in rosso, lo Zerg, che si sfiderà contro un altro Zerg, quindi ZVZ, per questo match dei quarti di finale. Se non sbaglio, il giocatore degli Exospace che andrà ad affrontare appunto Phoenix Zero è il pupo, altresì noto come Raynor, giocatore Zerg ovviamente anche lui in blu, e vogliamo far notare che ha solo 10 anni, quindi è abbastanza impressionante, Sì, 10 anni, come... ma diciamo che in Lega Master a 10 anni, quindi è impressionante questo, che è arrivato già a solo 10 anni come fosse un coreano, come dicevamo in lobby, a questi livelli di esperienza nel gioco strategico che oramai va per la maggiore, targato Blizzard. Ovviamente parliamo di StarCraft 2, dobbiamo parlare un pochino perché nei primi minuti non c'è assolutamente nulla da dire, almeno nei ZVZ, a meno che non ci sia una Six Pool che non ho visto, ma... No, non ho visto e basta, stavo vedendo un po' minerali bancati, quindi poteva trattarsi di una tempo, invece no, sono arrivati subito tre lavoratori, vediamo un po' cosa andrà a fare il nostro pupo, che sotto mentite spoglie si tratta in effetti di Raynor, il giocatore che stavamo dicendo, Beh, di cui comunque scouta parlavamo. molto presto Raynor col suo drone che è già arrivato in base di Phoenix. Beh sì, ma comunque su questa mappa che appunto è Neopianeta S Ladder Edition ci sono soltanto due spawning point, quindi capita molto spesso che ci siano 9 o 10 pool per giusto arrastare un po' l'avversario e magari Pur un po' più cercare... presto comunque da parte di Phoenix Zero, che ha messo la pool comunque a 15 insieme a Raynor, che comunque l'ha messa di qualche secondo più tardi, di una decina di secondi più tardi comunque la pool di Raynor, che in questo momento sta ritardando l'espansione di Phoenix Zero con questo drone che potrebbe anche morire Eh sì, a causa di infatti questi un altro attacchi. No, colpo. invece va a prendersi un estrattore e intanto l'altro drone magari resterà nei paraggi per ucciderlo. Invece no, l'estrattore viene annullato e il drone continua a dar fastidio a Phoenix Zero, che mette tra l'altro anche il primo gas, quindi vedremo una speed molto veloce da parte del giocatore degli MG Esport. Forse vedremo anche dei banning molto veloci da parte sempre di questo Zerg in rosso. Lo vedremo comunque molto presto, mentre Raynor continua a scoutare con questo drone, è rimasto solo con 12 HP, Eh sì, poverino. L'espansione sono più o meno allo stesso tempo, tranne che Phoenix ha sempre un po' più 10 secondi di vantaggio, come per la pool. Arriva pure il gas da parte di Raynor, che ricercherà anche lui la speed, oppure verrà a fare dei paneling. dicevo, vi ricordo che il drone mutato in assimilatore per il gas recupera l'energia, quindi se lo lasciate lì un po' di tempo recupererà qualche hit points giusto per subire un altro attacco e scappare. Eventualmente state perdendo, insomma, dettagli tecnici tra degli Zerg, perché dopo per questo abbia fatto questa scelta. Intanto Intanto c'è un piccolo ingaggio tra due Ling, qui vincerà chi ha le micro migliori, però Phoenix Zero sembra avere la meglio, è riuscito ad uscire due Ling, con solo i due Ling, un ingaggio alla pari, la micro migliore ha premiato Phoenix Zero. Arriva la speed subito da parte del giocatore degli MG Esport, tra poco arriverà anche quella di Raynor, molto probabilmente, infatti, perché il Banning Nest costa solo 50, invece la speed costa 100, quindi sicuramente vedremo la speed in campo da parte del giocatore degli Ace of Spades. Non c'è ancora E nessun nido arriva. dei banning da parte di nessuno dei due. Arriva con un bel po' di anticipo, 30 secondi di anticipo, anzi 20 secondi di anticipo, di Phoenix Zero, che mette pure un impalatore da difesa nel caso il suo avversario volesse tentare una build quasi completamente speculare, se non che arriva il banning nest molto prima da parte di Raynor, che si prepara anche con le queen sulla main, la rampa in main per difendersi, mette pure un secondo impalatore, mentre invece Phoenix Zero opta per delle blatte. Blatte che comunque hanno una buona resistenza contro i banning che stanno per arrivare da parte di Raynor. Eh sì, sarà un game interessante, Speedring contro Blatte, credo che successivamente opterà per un tech veloce a Tana per avere le muta, quindi di solito si fa Speedring, muta e Banning contro Blatte, ma è un po' rischioso perché le Blatte in anticipo sicuramente se riesce a raggiungere un numero ottimale di Blatte potrà fare molti molti danni, anche far cadere magari un wall di...
camere evolutive che normalmente si usa per chiudere l'entrata sulla nebula, ma sta andando a scoutare con il suo Ling Phoenix Hero, mentre un manipolo di Ling, ancora tra pochi secondi Speedling da parte di il pupo, vanno a prendere posizione davanti l'espansione, la natural del giocatore degli MG eSport. Il Ling non è di scout ma soltanto di posizionamento per vedere la seconda espansione, mentre c'è 7 Beneling in Morphing e altrettanti Ling che stanno seguendo i Ling di Phoenix Hero. C'è un primo scontro, ha visto in questo momento la colonia delle Blatte è uscita la prima Blatta, ma ce ne sono altre 6 in produzione. Una Queen va a prendere posizione accanto alla Però camera arrivano evolutiva. ora i Beneling da parte di il pupo, ben 7 Beneling da parte del giocatore degli House. Non si focussano appunto sulle Blatte perché sarebbe inutile, vanno su, appunto sui troni e ne portano a casa un bel po'. Ora rientrano pure i Ling a fare il maggior danno possibile. 8 troni uccisi per ora da parte di Raynor, che questi Ling comunque non avranno vita lunga, però vengono subito morfati in Beneling. Due di loro vengono però subito scautati da questa Queen che tenta disperatamente di distruggerli. Arriva pure una Blatt e credo che questi Beneling nascosti non serviranno a nulla da parte del giocatore degli House. Un Beneling viene salvato, però un Beneling non basta a one shottare un drone. No. No, perché il drone ha 40 punti vita, il Beneling fa 35, se non ricordo male, è fatto proprio apposta, non come le mine che ne hanno, fanno 40 danno ad area, ma comunque stiamo parlando di Terran che non c'entra in questo game. Stava cercando di controcusciare velocissimamente Phoenix Hero con le sue Blatte, ma ha visto Deling in arrivo e quindi ha preferito ripiegare per difendersi. Le Blatte non sono ancora in numero sufficiente, come vi dicevo, per far cadere velocemente il vivaio, ma stanno comunque crescendo di numero, altre due Blatte in produzione, mentre in campo ce ne sono già una decina. Intanto comunque entrano dei Ling nella main del giocatore degli MG Sport e cominciano a sparare ai droni, mentre i droni allo che loro attaccano, i Ling non sparano, ma non importa. Mentre Phoenix Hero si fa indietro pure con tutto il resto dell'esercito per contrastare appunto questi Ling che sono entrati nella sua main. Comunque Reynor si trova con un deficit di supply rispetto al suo avversario. Eh sì. 76 contro 51 e queste Blatte ora riusciranno molto probabilmente a difendersi appunto da questo Rambai di Ling di cui che non ha fatto appunto alcun danno. 8 droni uccisi comunque, anzi 9 droni uccisi da parte di Raynor, ma non credo che sia stato un buon trade da parte del giocatore degli House, E che ora infatti dovrà forse difendersi da questo, da un probabile push di Blatte. Comunque sta switchando a muta Raynor il pupo con questo pinnacolo in costruzione da 15 secondi. Se le mute arriveranno abbastanza presto, forse riuscirebbe anche a vincere, ma ci sono già troppe Blatte in campo da parte di Phoenix Hero e forse sarà abbastanza inutile perché, come si sa, anche se se le Blatte non possono sparare in aria, le Blatte distruggono molto più velocemente le strutture del proprio avversario. Quindi in caso di best trade Phoenix Hero dovrebbe riuscire a vincere, soprattutto perché sta mettendo anche degli lanciaspore blind per difesa, perché si aspetta magari delle mute da parte del suo avversario. Eh sì, quando non arrivano le Blatte, ma ci sono soltanto Ling in campo al Sì, appunto. 95%, quasi sicuro che il giocatore stia per switchare a muta per difendersi appunto con il muro di camere evolutive, come vi dicevo, una giocata che di solito si fa negli zibuzi. Sta cercando di espandere anche il biostrato velocemente il giocatore degli Ace of Space, mentre tiene in scacco con due manipoli di Ling pronti a fare un Rambai veloce sull'espansione, sulla natura dello Zerg, quando queste Blatte decidessero di prendere il largo per andare ad attaccare. Va a prendere la sua seconda espansione il pupo a questo punto, cioè Raynor. A questo punto potrebbe essere la mossa vincente, perché comunque con un income sufficiente superiore a quello dell'avversario potrebbe riprendere il largo. Per ora lo psi è 90 per Phoenix Hero, 75 per Raynor. Prendere il largo e avere un numero di muta E comunque Phoenix decisamente. Hero sta pure mettendo l'Hydralisk Den, il Eh sì. Lantern delle Hydralische, che contrasteranno comunque queste muta, e forse Phoenix Hero si potrebbe portare a casa questo game con una composition migliore rispetto al suo avversario. Dipende anche da quante muta ha intenzione di fare Raynor, che ha pure messo la colonia delle Blatte in produzione. Intanto ci sono 5 o 6 mute in campo, se non sbaglio, 6 mute in campo e una in produzione, quindi 7 muta in totale per il giocatore degli AOS. Che ha messo pure in ricerca il più 1 per gli attacchi a distanza, mentre Phoenix Hero comunque sta già ricercando il più 2 per gli attacchi a distanza, il che lo porterà in un vantaggio importante. Intanto dei Ling sono riusciti a entrare in natural, però non faranno probabilmente alcun danno, anche perché i droni ritorneranno ad attaccare violentemente e vede comunque questi lanciaspore, quindi sa che con le sue mute non potrà fare troppi danni. Ma I Ling infatti riescono ad uccidere un Hydra, però non credo che sia stato molto utile.
No, ma infatti dicevo già finita la colonia delle blatte anche per Raynor, quindi probabilmente switcherà velocemente a blatte dopo aver prodotto queste muta che gli servono soltanto per infastidire il suo avversario con il supporto Ling. In ogni caso le Hydra possono essere counterate molto facilmente con dei Banneling, ma a quel punto diventa veramente una gara di micro tra i due giocatori per chi riesce a intercettare le Hydra con i Banneling e a salvare le Hydra appunto e attaccare le muta. Insomma, probabilmente non vuole addentrarsi in questo balletto il giocatore di Ace of Spades, che in questo momento sta cercando di distruggere quante più Hydra possibile con le sue muta. Vediamo intanto la Ma ci sono le produzione. Queen pronte a Sì. transfuse e queste mute appunto si ritirano sopra un altro overlord che stava sparando un po' di cacca su tutta la mappa, mentre arriva un altro Rambai di Ling. Probabilmente no, non riusciranno ad entrare in altro, anche perché ci sono del anzi riusciranno ad entrare, ma le Hydra ne faranno mattanza tutti questi Ling, e infatti non hanno fatto alcun danno. Il creep spread non è molto largo da parte di entrambi i giocatori, anche perché potrebbe avvantaggiare sia uno che l'altro, essendo entrambi Zerg. Sì, normalmente si preferisce espandere il creep fino a metà della mappa in modo da avere il vantaggio di poter far muovere più velocemente le proprie unità fino alla Comunque base dovrebbe avversaria. attaccare in questo momento Phoenix Hero, Sì. che ha un vantaggio di upgrade, ha ancora il 2-1, mentre se serve all'1-0 per ora tra poco avrà l'1-1, quindi è il momento Sì. giusto per attaccare per Phoenix Hero, magari per negare questa terza al giocatore degli Ace of Spades, mentre la terza di Phoenix Hero è già comunque completamente funzionante con ben 12 droni che stanno minando, mentre solo 6 dalla terza di Raynor, che ha messo in ricerca pure lui attacchi a distanza livello 2, mentre Phoenix Hero è riuscito a mettere il potenziamento muscolare, è rimasto un po' indietro partendo di muta che non sono servite a tanto, non hanno fatto nessun danno imponente all'economia di Phoenix Hero. Intanto queste muta continuano, vanno forse verso la natural, dove pensano di poter riuscire a uccidere qualche drone, ma si incontrano contro questo lanciasfore, e i lanciasfore sono veramente cattivissimi contro le muta. Intanto Phoenix Hero scouta con questo custode sopra l'esercito del suo avversario, non decide ancora di muoversi, il che dovrebbe è un errore, perché si trova ancora con un vantaggio di forse sia da armata che di come si dice? Di Di upgrade, upgrade, sì. appunto. Sì, lo penso anch'io, e decisamente in vantaggio a Phoenix Hero, anche perché la sua armata ha molte, anche alcune Hydra che gli permetterebbero di difendersi dalle muta, ma c'è comunque un attacco veloce con alcune blatte sulla seconda espansione di Phoenix Hero, ma l'armata principale di Phoenix Hero si sta dirigendo verso la natural di Raynor. Vediamo la difesa di Raynor E come comunque la sarà. terza di Phoenix Hero è stata distrutta, mentre vediamo se questa natural cadrà. No, invece si dirige anche lui verso la Sì. terza, giustamente. Beh, E non ci sarà. probabilmente la riuscirà a distruggere Sì. con tutti i droni che si trovano lì in quel momento. Per ora Phoenix Hero si trova anche in vantaggio si trova anche in vantaggio in quanto risorse perse. Ha solo 2200 di risorse perse, mentre il suo avversario 4000 e passa. Per ora Phoenix Hero forse si trova in un bel vantaggio, ma ci sono questi impalatori lì a difesa, ci sono ben 5 impalatori a difesa. Phoenix Hero non oserà andare avanti e ha già messo in costruzione la sua terza, mentre Raynor aveva già messo la quarta un po' prima, però quando la terza è stata distrutta è diventata anche lei terza. Ora l'ingaggio da parte di Phoenix Hero distrugge quasi tutti gli impalatori, ora si concentra sull'esercito del suo avversario, distrugge tutte le Hydra che fanno il DPS maggiore e forse potrebbe portarsi a casa questo game. Phoenix Hero, il giocatore degli MG Sport, è riuscito a contrastare tutto l'esercito del giocatore degli Ace of Spades, uccidendo tutte queste blatte. Ora si addentrerà nella natural del suo avversario, distruggendo questo muro di camere evolutive. Molto probabilmente è quello che sta facendo, appunto, e uccide tutto il resto dell'armata del suo avversario, focussando anche gli overlord, cosa che non è molto utile, anche perché si trova con una bella distanza dal massimo di supply da parte di GGVP, da parte del cupo.